benvenuti. Nella puntata di oggi parliamo di cavalleria e di amor cortese, che sono due realtà molto importanti nella civiltà medievale, anche se noi oggi a volte rischiamo di fraintenderle, di non capir bene cosa hanno significato davvero. E questo perché noi abbiamo un po' perso, quando si tratta di Medioevo, la capacità di distinguere fra le cose che esistevano davvero, che facevano parte della vita vissuta, e le cose che esistevano soltanto nei libri, come immaginario degli scrittori, dei poeti. Ma allora che cos'era la cavalleria, se non era quell'ideale che raccontano i romanzi? E presto detto, la cavalleria è un'altra cosa, è il fatto che nel Medioevo tutti quelli che comandavano, il re, i principi, i funzionari, i loro uomini, erano tutti gente di guerra, erano tutti militari, gente che andava in giro a cavallo, armata, e che sapeva far la guerra e sapeva farla bene. Tutti, no, non tutti quelli che comandavano, il papa, i vescovi, i monaci, loro la guerra non la facevano di solito, o comunque non avrebbero dovuto farla, ma fra i laici chiunque comandasse era un uomo di guerra. Questo era la cavalleria, la solidarietà fra tutte le persone che contavano, tutti quelli che avevano l'abitudine al comando e possedevano ricchezza e che sapevano combattere, si consideravano tutti compagni, tutti camerati. E i veri valori della cavalleria non erano la difesa dei poveri o l'amore per la dama, i veri valori erano appunto il cameratismo fra compagni d'arme, la fedeltà al Signore e poi ancora l'ammirazione per quelli che sanno combattere bene, per quelli che sono forti, che sono coraggiosi. C'è un cronista italiano del 300, bellissimo, si chiama l'Anonimo Romano, che scrive nel dialetto romano dell'epoca e che a un certo punto racconta uno scontro nelle piazze di Roma fra i Colonna e i loro nemici. Ci sono i cavalieri della famiglia Colonna che vanno avanti e i loro nemici che si scontrano con loro. Chi le dà e chi le prende, dice il cronista. E poi dice, là si vedrà chi è figlio di buona mamma. Ecco, questa è la cavalleria, l'orgoglio di far vedere che si è più forti, più coraggiosi degli altri. Questi cavalieri così violenti, la Chiesa cerca di domarli, inventa per loro l'immagine del cavaliere che appunto mette la sua spada al servizio dei poveri. Quando dice poveri, la Chiesa medievale in genere pensa innanzitutto a se stessa, però non funziona molto. L'unico ambito in cui la persuasione della Chiesa funziona abbastanza è con la crociata. Quando cioè si spiega ai cavalieri che possono continuare a fare quello che sanno fare bene, combattere, e farlo però contro i nemici di Dio e salvarsi l'anima. In quello la Chiesa ha successo. E a questi stessi cavalieri i poeti raccontano la bella favola dell'amore cortese, dell'amore per la donna sposata, irraggiungibile, per la moglie del Signore. È un sogno ed è un gioco, tutto molto bello, ma nella realtà non esiste. L'unica cosa che esiste nella realtà è che l'idea di essere ammirati dalle donne, ecco, quello sì, quello fa parte dei valori dei cavalieri. C'è un cavaliere francese del 200, Jean de Joinville, che partecipa alla crociata del re Luigi il Santo. Lui è siniscalco del re, un grande funzionario del re, e racconta questo episodio. Si sta combattendo contro i saraceni, i cristiani stanno perdendo, stanno scappando. Joinville e il conte di Soissons si ritrovano da soli a difendere un ponticello, dietro i cristiani in fuga. Davanti arrivano i saraceni, ma davanti a questi due cavalieri in armatura si fermano e cominciano a urlare minacce, a lanciare pietre, a gettare fango. Joinville e il conte di Soissons sono lì che non sanno bene cosa fare, anche un po' spaventati. E poi, dice Joinville, il buon conte di Soissons mi disse, siniscalco, per la cuffia di Dio. E qui Joinville si interrompe e dice, perché lui usava giurare così? Per la cuffia di Dio lasciamo urlare questa canaglia, perché ne parleremo ancora fra voi e me di questa giornata nelle camere delle dame. Ecco, l'idea di far vedere alle dame che si è belli, forti, virili, coraggiosi, non sarà l'amor cortese, però quello negli ideali della cavalleria medievale c'è davvero. Buona visione.
In una società violenta come quella medievale, l'uomo d'armi ha un posto preminente. I cavalieri sono sempre pronti a mostrare il proprio coraggio e la propria destrezza nell'infuriare della battaglia e si rendono protagonisti di azioni valorose per far risaltare il proprio onore. Una società complessa, quella medievale, nella quale ciascuno svolge comunque la propria parte. Oratores, bellatores e laboratores. Quelli che pregano, quelli che combattono, quelli che lavorano. Sono queste le categorie umane e sociali riconosciute nel Medioevo attorno all'anno 1000. Adesso in ginocchio. Difendi la tua anima nobile e dichiara guerra in te. In tutte le epoche storiche, soldati e guerrieri hanno avuto parte importante nelle vicende della formazione, dell'espansione e del consolidamento delle civiltà. Ma nel Medioevo l'uomo d'armi diventa anche modello e punto di riferimento etico. A partire dalla fine del X secolo, l'eroismo, il coraggio, la fedeltà al capo e la fratellanza coi compagni d'arme, tipici del mondo guerriero germanico, sono messi in contatto dalla Chiesa con la propria dottrina, con lo scopo di veicolarli nella pacificazione di una società ad alto tasso di anarchia e di violenza. Una scelta strategica della Chiesa che trasforma uomini violenti e allo sbando in paladini che combattono per la fede e la giustizia. Una delle straordinarie metamorfosi che subiscono le idee sulla violenza nel corso dell'età medievale e che continuamente si ripropone nel corso della storia. Ecco, l'uso della violenza e i fini per cui si combatte, si può uccidere a fin di bene, e la crociata è tutta impostata su questo modo di concepire l'uso della violenza, ma contro gli infedeli. I sacramenti e l'ascetismo del cristianesimo sono così il nuovo abito nel quale i valori militari trovano un più compiuto modo di esprimersi. Nasce su questi presupposti il cavaliere, un ideale che presto si diffonde in tutta Europa. La Chiesa, con tutti i suoi fedeli, forma un solo corpo. Ma la società è divisa in tre ordini. Infatti la legge degli uomini distingue due condizioni, il nobile e il servo. I nobili sono guerrieri, protettori della Chiesa. Difendono con le loro armi tutto il popolo, grandi e piccoli, e ugualmente proteggono se stessi. L'altra classe è quella dei servi. Dunque la città di Dio, che si crede essere una sola, è in effetti triplice. Alcuni pregano, altri combattono ed altri lavorano. Questi tre ordini vivono insieme e non possono essere separati. Il servizio di uno solo permette l'attività degli altri due e ognuno, di volta in volta, offre il sostegno a tutti. Il cavaliere è uomo di guerra, ma il suo cuore è per la dama di cui vuole conquistare l'amore. Dall'undicesimo secolo si diffonde tra le corti della Francia meridionale il movimento trobadorico in lingua doc, da cui si origina quell'ideale dell'amor cortese che si diffonde presto anche in altre parti d'Europa, come in Italia, dove trova eco nella poesia stilnovistica di Dante e della scuola fiorentina. È centrale un rapporto che è un rapporto amoroso fra
il cavaliere e la dama, un rapporto amoroso che si sviluppa fuori dai canoni del matrimonio, che si sviluppa anche fuori dai canoni della realtà concreta. Non è affatto detto che questo rapporto si traduca in valori concreti, in un rapporto sentimentale, in un rapporto sessuale o cose del genere. Certo, siamo andati avanti però a una grande letteratura che ha l'amore come oggetto. In esso la donna è nobilitata e perfino venerata, trovando una sorta di compensazione idealizzata in confronto al costume dominante. È nel rispetto dei codici dell'amor cortese che il cavaliere rende i suoi omaggi alla dama ed è per lei che compie le imprese più ardite e valorose. Tra i re o i filosofi, nessuno poté uguagliare la tua fama. Intere regioni, città e paesi ardevano dal desiderio di vederti. Chi, ti chiedo, quando camminavi tra la gente, non correva subito a guardarti? E quando invece te ne andavi, chi non cercava di seguirti con lo sguardo, tendendo il collo e girando gli occhi? Spose e vergini ti desideravano con ardore se eri assente, e se invece eri presente, arrossivano. Il percorso di formazione per diventare cavaliere è lungo e comincia in tenera età. Il bambino di famiglia nobile e ricca, destinato alla carriera militare, viene di solito affidato a un altro signore sotto la cui protezione svolge un lungo periodo di apprendimento. Il ragazzo è all'inizio un donzello e viene utilizzato per le piccole incombenze della casa. In questa fase viene anche a contatto con tutto quello che ha a che fare con il mondo cavalleresco. Dagli stallieri impara il lavoro di scuderia, inizia a cavalcare, cura la manutenzione di armi e armature. Non sempre riceve un'adeguata istruzione, spesso limitata a qualche nozione generale e a un po' di latino impartitagli da un chierico. Solo in seguito diventa scudiero e accompagna un vero cavaliere nei tornei e nelle varie imprese che questo intraprende. In questo modo può conoscere da vicino la vita che lo aspetta, aiuta il cavaliere in tutte le sue incombenze e in cambio impara, a poco, il mestiere delle armi con le quali si allena costantemente. Il percorso di apprendimento si conclude con il rituale dell'addobbamento, che si formalizza con differenti sfumature a partire dall'undicesimo secolo, un rito di iniziazione che lo fa entrare nella cerchia degli uomini considerati degni di portare le armi. Alla mattina, dopo la messa, è davanti all'altare con una tunica preziosa ed elegante. Dopo la benedizione della spada da parte del sacerdote, si dirige verso il padrino inginocchiandosi ai suoi piedi. Facendosi cingere da lui la spada e venendo addobbato da altri cavalieri, riceve quindi la collata, uno schiaffo sulla nuca o sulla guancia con il palmo della mano o con la spada. Un gesto simbolico che si può interpretare in vari modi. L'ultima offesa che il neocavaliere deve lasciare invendicata, un simbolo che indica la trasmissione della forza guerriera dal vecchio al giovane, un gesto che serve a rafforzare in lui il ricordo del momento solenne. La sera precedente la cerimonia, digiunai, mi confessai e passai la notte in orazione.
Vieni, prendi la spada. Inginocchiati. Che la spada sia benedetta. In piedi. L'indomani cominciò la celebrazione del sacrificio eucaristico. Ero in ginocchio davanti al padrino ed egli mi interrogava in merito agli obblighi che la condizione di cavaliere mi imponeva. Poi feci il giuramento di obbedienza e quindi mi consegnarono pezzo per pezzo l'armatura, lasciando per ultima la spada. Queste le tue calzate, per compiere lunghi viaggi, portando il nome del tuo Signore, ricevi questi speroni, simbolo di milizia. Da questo momento in poi tu sarai un cavaliere in ogni momento della vita. Inginocchiati. In rimembranza del giuramento fatto e ricevuto, in rimembranza del nome della tua famiglia, diamo il benvenuto a un nuovo cavaliere. Aggiungiamo la sua spada alle nostre. È in piedi. E questa è l'ultima offesa che... Dopo ciò il mio signore mi inflisse un vigoroso colpo sul collo e mi disse con voce ferma e decisa: sii valoroso. Fui acclamato a gran voce dei presenti. Finalmente ero cavaliere. Uno dei momenti più significativi della vita del cavaliere è il torneo medievale. I cavalieri vi partecipano nella speranza di ottenere ricchezze e fama, ma spesso anche per conquistare l'amore di una donna e poterla sposare. Soprattutto in origine, i tornei sono delle vere e proprie battaglie di guerra. La scelta oculata del terreno dello scontro più adatto, i campi avversi nei quali stanno i due schieramenti, l'uso di armi vere, l'obiettivo di sopraffare il cavaliere avversario rubandogli armamenti e cavalli e chiedergli così un riscatto. Audaci e di maggiori forze parevano formate apposta dalla natura pel mestiere dell'arme, per quale tanto meglio si poteva riuscire quanto maggiore era la robustezza e la forza muscolare. La loro virtù nasceva più assai dal vigor del braccio e in gran parte dal saper governare in modo il cavallo che, impennandosi, facesse a tempo una volata, ricadendo sulle zampe davanti. Il momento della ricaduta era scelto dal cavaliere per calare il colpo col quale si cercava per solito di ferire sull'elmo il nemico, e quando ciò veniva fatto a tempo era tale la percossa che difficilmente vi si reggeva. I tornei si presentano insomma come preziose occasioni di allenamento e di preparazione alla guerra vera. Si disputano con lealtà e correttezza da parte dei cavalieri, ma i morti e i feriti ci sono davvero. Il torneo è un gioco dove ci sono in palio dei premi molto ambiti e spesso anche molto costosi, ed è anche un modo di selezionare praticamente le élite che poi staranno intorno al sovrano. Tanto è vero che il torneo molto spesso diventa anche occasione per eliminare qualche persona poco comoda per il sovrano. A volte durante il torneo ci si ammazzava casualmente, c'è da domandarsi fino a che punto queste uccisioni erano sempre casuali. Anche un re
Enrico II di Francia, il marito di Caterina de' Medici, è morto in uno scontro simulato durante un torneo, e ci si domanda ancora se veramente è stato un incidente o se alla base di tutto questo ci fosse una congiura. Le dame sono spesso presenti ai combattimenti e di solito una di loro consegna il premio al vincitore. La tensione erotica nel torneo raggiunge livelli elevati. Il corteggiamento del cavaliere, quando non può essere esplicito, si articola in gesti simbolici e messaggi nascosti che la dama può intendere. E allo stesso modo, lei offre la propria sciarpa o un'altra stoffa del suo vestito all'innamorato, che lo porta legato alla lancia per tutta la gara. La donna è un premio simbolico. La donna è colei per la quale bisogna fare bella mostra di sé, fare mostra del valore, e la donna si concede come? Non necessariamente in maniera fisica, in maniera sessuale, ma si concede in maniera simbolica, concedendo una parte di un vestito, una manica, per esempio una sciarpa, un velo che il cavaliere lega alla lancia come pegno di amore, come pegno di valore, al quale può tranquillamente non seguire un incontro fisico. Mentre il torneo è un combattimento collettivo che si svolge in campo aperto, la giostra, che ne è una sua variante più specifica e che diviene presto prevalente soprattutto in Italia, è un combattimento individuale che si svolge in uno spazio chiuso, dove i due cavalieri si affrontano uno contro l'altro in maniera libera o, nel caso della giostra all'incontro, divisi da una lizza, cioè una separazione in legno o in tela che protegge i rispettivi cavalli. Non si sentiva veramente vivo, se non quando stava o nel calor d'una mischia o parlando di sferzar la spada. Provava un certo impeto nel sentir questi preliminari d'una sfida che sarebbe senza dubbio stata combattuta e contrastata con tutto l'accanimento che può ispirar l'onore. Ed alzando il capo e la voce e battendo insieme due mani che sarebbero state bene al braccio di Sansone. I tornei cavallereschi trovano a lungo l'ostilità della Chiesa. Invece di operare nella società secondo le regole del loro codice etico ispirato al cristianesimo, i cavalieri si lasciano tentare dalle lusinghe del denaro e della gloria, rischiando inutilmente la vita. Una condanna sancita in vari concili del XII secolo, dove viene anche decretato che il cavaliere morto in un torneo non può essere sepolto in terra consacrata. La Chiesa aborriva a questa violenza ritenuta gratuita, era ritenuta soltanto fatta per il guadagno o per mettersi in mostra, quindi era una mostra mondana. La Chiesa proibisce i tornei, ma senza riuscire mai ad estirparli. Li chiama nundine, cioè fiere. Luoghi in cui si facevano i tornei erano come delle fiere, con tutti quelli che vendevano le cose occorrenti, con le donne di facili costumi che accorrevano laddove c'erano cavalieri o comunque manifestazioni di questo tipo. Era un affare. Ma certamente noi dobbiamo con sincero pentimento considerare non solo i peccati dei suoi abitanti, ma anche i nostri e quelli di tutto il popolo cristiano, poiché da ogni parte, fra principi e cavalieri, fra città e città, udiamo discordi e scandali tanto da farci piangere e dire: non c'è verità, non c'è conoscenza di Dio sulla terra. Dilagano la ferocia, l'omicidio e la violenza, e il sangue si sparge sul sangue. Le
La vita di corte per un cavaliere medievale si compone di tante attività diverse che danno concretezza al patto di fiducia stipulato col signore. Spesso accade anche che il giovane cavaliere si innamori della dama del castello, corteggiamenti molto elaborati e talvolta rischiosi che i poeti dell'epoca cominciano a mettere in versi, codificando in racconti e simboli un nuovo ideale amoroso. È in questo contesto che si viene a sviluppare quel dissidio, spesso lacerante, che trova luogo nella condotta del cavaliere a corte, ancorato alla fedeltà che continua a esercitare nei confronti del signore, ma allo stesso tempo impegnato nel gioco amoroso con la sua donna. Una contraddizione che però viene superata dal particolare significato che viene assegnato a questo ideale amoroso, dove alla soddisfazione carnale che caratterizza il rapporto matrimoniale viene privilegiato il legame spirituale e una tensione che rimanda il soddisfacimento del desiderio, assegnando quindi all'amore un valore che non ha più a che fare con i vincoli della morale corrente. L'amore è creato e colto dai sensi. Assume un nome preciso. È disposizione naturale dell'anima e desiderio del cuore. Esso muove dalla visione di una figura che si percepisce nell'intelletto possibile, così come nel soggetto pronto ad accoglierla, ed in esso assume stabile dimora. Fa cattivo uso del discernimento chi si lega alla passione. L'essenza dell'amore si ha quando il desiderio è tanto intenso che supera i limiti naturali e ancora non si accompagna mai al riposo. Sono i trovatori, accompagnati dalla musica di strumenti come il liuto di origine araba, a cantare l'amor cortese nelle loro liriche, un ideale inteso come perfezionamento dell'insieme delle virtù cavalleresche. Se l'amore è pensato come superiore principio di affinamento, è per onorarlo che si compiono azioni buone e valorose, laddove invece quelle negative sarebbero per l'amata un tradimento. Il cavaliere deve perciò sempre dimostrarsi degno dell'amore della donna, conducendo una vita nobile e generosa e avviandosi a grandi imprese con il coraggio che gli viene dal vivere questo sentimento così elevato. L'amore purifica dalla passione, diventa un fine a sé stante, un sentimento puro che non esige nulla in cambio e che eleva l'amante avvicinandolo progressivamente alla figura femminile. Ogni richiesta della donna è adempiuta. Si elaborano lunghi tirocini a corte e prove di tipo iniziatico, mentre le ricompense consistono in piccoli riconoscimenti, come un bacio o un semplice sguardo. Donna sentita come un ideale altissimo, la donna sentita come sede di ogni perfezione, il che naturalmente poteva dare adito sia a uno sbocco mistico, e certamente la letteratura cavalleresca ha un rapporto anche con la mistica cristiana, quindi la donna come immagine della Vergine Maria, sia a uno sviluppo piuttosto di carattere principalmente e propriamente erotico. A lungo ero stato colà e soggiornato in attesa per ispiare e conoscere come avrei potuto vederla, perché non potevo vivere senza di lei. Non ho mai cercato nulla in te, Dio lo sa, se non te. Desideravo semplicemente te, nulla di tuo. Non volevo il vincolo del matrimonio né alcun beneficio.
Mi sforzavo di soddisfare non la mia voluttà o la mia volontà, ma le tue, come sai. E se il nome di marito sembra più santo e più importante per me, è sempre stato più dolce quello di amico o di amante. La componente religiosa della cavalleria entra in relazione dalla seconda metà dell'undicesimo secolo anche con il fenomeno dell'espansionismo del mondo cristiano ai danni di quello islamico. La reconquista della Spagna ai danni dei musulmani e le crociate in Terra Santa rappresentano un momento decisivo nel quale sperimentare la consistenza e la saldezza della recente appartenenza religiosa. Un nuovo genere di milizia, dico, mai conosciuta prima di ora. Essa combatte senza tregua e nello stesso tempo una duplice battaglia, sia contro i nemici in carne e sangue, sia contro le potenze spirituali del male nelle regioni dello spirito. Ed è dall'esperienza in Terra Santa che nascono gli ordini monastico-militari, con lo scopo di presidiare le conquiste territoriali e facilitare i pellegrinaggi che provengono dall'Europa. L'ordine degli ospedalieri di San Giovanni, che poi diventeranno i cavalieri di Malta, i cavalieri del Santo Sepolcro, i cavalieri del Tempio o Templari. In loro si sviluppa una componente mistica e ascetica che viene fusa con la vita guerriera. Ai voti di castità, obbedienza e povertà della tradizione monastica aggiungono anche il voto del combattimento, in una sorta di fusione del ruolo del bellatores con quella dell'oratores. Ordini religiosi, costituiti quindi da sacerdoti che pregano e da fratelli laici che lavorano e che producono, ma all'interno dei quali c'è anche un nucleo di combattenti. E all'interno di questi combattenti alcuni possono essere cavalieri. Naturalmente l'elemento cavalleresco è salito in primo piano e noi abbiamo visto un po' quasi esclusivamente i cavalieri, ma i cavalieri negli ordini religioso-militari erano una minoranza elitaria, rigorosamente laica. Il templare uccide anche se è un monaco, ma il suo operare è giustificato perché deve difendere la cristianità dai pagani e in questo modo può vivere il combattimento stesso come forma di esperienza ascetica. L'impugnare le armi in difesa della cristianità e contro gli infedeli non era peccato, ma era anzi un merito. Ecco, questa è una delle straordinarie metamorfosi che subiscono le idee sulla violenza nel corso dell'età medievale e che continuamente si ripropone nel corso della storia. Ecco, l'uso della violenza e i fini per cui si combatte. Quando il guerriero e il monaco si cingono con vigore ognuno della sua spada e nobilmente vengono insigniti della loro dignità, chi non potrebbe ritenere un fatto del genere veramente degno di ogni ammirazione? Ecco un combattente veramente intrepido e protetto da ogni lato, che come riveste il corpo di ferro, così riveste l'anima con l'armatura della fede. Nessuna meraviglia se possedendo entrambe le armi non teme né il demonio né l'uomo, non teme la morte, anzi la desidera. Sii degno di ammirazione da parte degli uomini di Dio, sii forte nella tua fede nel Signore, della cavalleria mondana è molto concreto,
la ricerca di avventure muove gruppi di giovani addobbati di fresco. Dopo essere diventati veri cavalieri, sono autorizzati a portare la spada e ad andarsene in giro con altri compagni a caccia di ricchezze e ingaggi. La maggior parte dei cavalieri sono costretti a mettersi al servizio di un signore, di cui diventano devoti vassalli. L'accordo incontra da un lato le esigenze di protezione del signore, che ha bisogno di combattenti per gestire il proprio territorio, e dall'altro le esigenze di sostentamento del cavaliere, che ha necessità di un capo che gli dia non solo da mangiare, ma anche la possibilità di esercitare il ruolo per cui ha svolto un lungo e faticoso apprendistato. È la guerra, però, l'attività che deve essere sempre pronto a esercitare. Il cavaliere è colui che incita i compagni in battaglia, li sprona alla vittoria, al sacrificio estremo, in nome di un ideale a volte lontano. L'uomo diviene una macchina di guerra, procede all'assalto spargendo sangue e morte attorno a sé, gioendo della sconfitta del nemico. Contese, sfide e duelli sono all'ordine del giorno nel Medioevo. Le contese amorose sono spesso motivo di duelli mortali, in cui il vincitore riceve in premio la donna amata. Un amore folle che porta i due pretendenti a donare la loro stessa vita, un avvenimento il cui ricordo rimane vivo nei secoli a venire, mescolando realtà storica a leggenda. Nel 200 avviene un episodio che sembra uscito da un romanzo rosa dei nostri giorni e che invece è rigorosamente vero, ed è l'amore tra Cunizza da Romano e Sordello da Goito. Cunizza è della famiglia degli Ezzellini, viene data in sposa al conte di San Bonifacio, un grande aristocratico di Verona, per ragioni di famiglia, soprattutto per ragioni di riavvicinamento tra le famiglie. Quando poi i contrasti fra le famiglie esplodono di nuovo, la famiglia di partenza di Cunizza incarica Sordello da Goito di riprendere la donna e riportarsela a casa. Cosa che succede con una storia che mette a repentaglio la vita di Sordello, che rischia davvero di morire per questa vicenda, e che ha poi un parziale epilogo con l'amore ricambiato tra il poeta, tra il trovatore Sordello e questa donna. Se volete sapere come va a finire in un modo ancora più tumultuoso, perché poi questo amore finisce, Cunizza continua con una serie di amori uno dopo l'altro, tanto che le si attribuisce la frase: se uno richiede amore con gentilezza sarebbe da villano negarlo, e finisce poi con questa donna che fa espiazione della sua vita dissipata, che passa la sua vecchiaia a pentirsi e a fare atti di riparazione, tant'è che poi si merita in Dante Alighieri il paradiso. Ma al di là delle elaborazioni dell'amor cortese e della stessa vita di corte, qual è il reale potere della donna e la sua posizione nella società medievale? Nel Medioevo le donne vengono suddivise più che altro rispetto al grado di purezza sessuale e al posizionamento all'interno dell'istituto familiare. Possono essere vergini, mogli o vedove. Le vedove sono, come dire,
un anello di congiunzione tra lo stato verginale monacale e lo stato della donna invece sposata. Sono state sposate, magari possono anche aver avuto figli, ma una volta rimaste senza il marito, accettano la loro situazione di vedovanza, la accettano come un percorso di costruzione, di perfezione, di purificazione verso Dio e quindi sono considerate più delle altre. Per le donne medievali che si sposano, la funzione più importante è invece quella di fare figli, dando una discendenza al proprio marito, in un'epoca in cui la mortalità infantile e della partoriente sono molto alte. Dei molti figli che possono venire al mondo, solo pochi sopravvivono. Per questo, dopo il primo bambino, le successive gravidanze si susseguono con grande frequenza, tanto che occupano quasi la metà della vita di una donna in età fertile. Sono la parentela e la famiglia d'origine a decidere sul suo futuro, impedendole qualsiasi libertà e imbrigliandola in scelte costrittive e vincolanti. Il matrimonio è infatti quasi sempre utilizzato per sancire un'alleanza e viene a simboleggiare la pace tra due famiglie rivali dopo un periodo più o meno lungo di conflitto. I vostri occhi marmorei e inorpellata bocca e serpentini capelli e fronte corallina e labbra di broccato m'hanno cavato di me stesso e son venuto qui per amore vostro, perché siete più morbida che le ricotte, più fresca del ghiaccio, più pulita che la mandragola, più dolce che la quinta decima e più bella che la fata morgana e la diana stella. Sì che spettate il luogo e trovate il tempo dove io possa dirvi millanta parole, le quali saranno segrete come un bando, et fiat voluntas tua. Una via alternativa a quella matrimoniale è rappresentata per le donne dalla scelta religiosa. Il monastero è il luogo dove la spiritualità femminile trova modo di esprimersi, fino agli ultimi secoli del Medioevo, quando si carica di fermenti mistici attorno ai quali si sviluppano culti e venerazioni. Una scelta che per molte può anche significare la fuga da una condizione familiare soffocante o da un matrimonio che non intendono accettare. Ero nel 13° anno della mia vita, quando Dio mandò una voce per guidarmi. Dapprima, mentre ero avvinta dalla visione celeste, spaventata e tremante, vidi una gran luce dalla quale usciva una voce che mi diceva: «Oh fragile essere umano, cenere di cenere, putredine di putredine, parla e scrivi secondo quanto ascolti e vedi». Nel regno medievale, la distinzione tra uomini e donne è regolata molto rigidamente. Le donne acquisiscono un ruolo solamente in rapporto a un uomo, mentre l'uomo ha il pieno controllo della sfera pubblica, simboleggiato dall'uso esclusivo delle armi. La considerazione che l'uomo del Medioevo ha delle donne oscilla tra due poli: l'esigenza di proteggerla e il desiderio sessuale che scatenano. I capelli sciolti e in mostra, ad esempio, hanno per gli uomini del Medioevo un particolare potere di fascinazione. Sono una sorta di emblema della femminilità che li attira e che gli uomini stessi sentono il bisogno di controllare. Ecco perché la capigliatura femminile, specialmente per le donne sposate, deve essere nascosta sotto il soggolo.
la donna nel Medioevo e per la Chiesa in maniera particolare è ovviamente una sentina di vizi. È la negatività, perché è colei che induce in peccato, in tentazione l'uomo. Tra le ragioni che creano questo stereotipo c'è anche ovviamente l'immagine esterna della donna stessa, come si veste, quanto si abbiglia, quante cose si mette addosso e soprattutto come porta i capelli. I capelli sono il primo elemento della seduzione. I capelli sono quelli che vengono immediatamente notati, sono quelli che possono portare l'uomo al peccato di concupiscenza. Il matrimonio a regolare il caos sessuale, ma in particolare nelle fasce alte della società, si instaura anche un articolato sistema di concubine, amanti e compagne occasionali, con le quali si generano figli illegittimi, da cui spesso si originano complessi problemi di successione. La donna trova il suo spazio specifico nella casa, dentro la quale viene circoscritto tutto il suo potere. Le poche uscite si limitano a percorsi ben controllati. Se la preoccupazione principale è quella di neutralizzare l'instabilità della natura femminile, gli educatori consigliano l'attività di ago e fuso come occupazione potenzialmente infinita quando ogni altra faccenda domestica è adempiuta. Io prometto a te di stare con te come tua donna e di venire con te in ogni luogo e terra nella quale andrai e vorrai condurmi, per fare ogni servizio alla tua persona e alla tua casa. Prometto di serbare e custodire in buona fede e senza frode te e le tue cose e di non lasciare senza il tuo permesso te e la tua dimora. Al di là dell'attrazione sessuale che esercitano, le donne per l'uomo del Medioevo sono comunque esseri speciali, che incuriosiscono e che in generale si mostrano anche più vicine alle potenze soprannaturali. La donna è senza dubbio legata alle forze immateriali, alle forze della natura, in una maniera più immediata, più diretta e più intensa che non l'uomo. La donna non può concepire nel momento del ricambio mestruale, e il ricambio mestruale è amministrato dalle fasi lunari. Quindi evidentemente c'è un rapporto che passa per il corpo della donna e che collega gli esseri umani o tutti gli animali, se vogliamo, perché tutti i mammiferi hanno questa caratteristica, ai cicli del vivere della natura, del pulsare dell'universo. Oltre al legame fondamentale che le donne hanno con il venire al mondo, nel Medioevo a loro è affidato anche il compito di seguire da vicino tutto ciò che ha a che fare con la sfera della morte. Le commemorazioni dei defunti che si svolgono all'interno degli spazi domestici, la guida dei cortei funebri e la rappresentazione esplicita del lutto collettivo, la cura del corpo del defunto che viene lavato e vestito per il funerale, tutti compiti che rientrano all'interno delle specifiche funzioni delle donne e che vengono svolti collaborando con le autorità religiose.
La guerra, invece, è l'attività per eccellenza del cavaliere, attesa come momento in cui poter mostrare il proprio coraggio e valore, ma anche come massima occasione per potersi arricchire, grazie ai bottini, alla magnanimità del capo, alle scorribande impunite. È l'evento che rinsalda il legame col proprio signore, che riattiva i vincoli con i compagni d'arme, che dà prestigio e fama a chi vi partecipa. Nella guerra viene lasciato da parte il codice etico a cui il cavaliere adegua la propria condotta in tempo di pace. Tra i compagni morti e l'odore del sangue, nella furia degli attacchi e nel fragore degli scontri con le armi, è questo il momento in cui il cavaliere mette a frutto la propria essenza di guerriero. Più che le battaglie in campo aperto, la guerra in questo periodo storico assume forme piuttosto primitive, come la scorreria, il saccheggio, la razzia, e tende così a diventare in molte circostanze una sorta di brigantaggio impunito. Elemento distruttivo per eccellenza è il fuoco. Le fiamme e il fumo che si alzano sono una specie di simbolo visivo della guerra e restituiscono il senso dell'angoscia e della disperazione di chi abita una regione colpita da devastazione. Oltre ai cavalieri e ai fanti, grande importanza assumono nel corso dei secoli gli arcieri e i balestrieri, che perfezionano le loro armi fino a farle diventare strumenti potenti per poter colpire i nemici a distanza. Il bottino di guerra viene raccolto capillarmente da squadre apposite, spesso non combattenti, che raccolgono nei loro sacchi tutto ciò che riescono ad arraffare durante le battaglie, i saccheggi e le attività predatorie. Al seguito degli eserciti ci sono così carovane piene zeppe delle più disparate mercanzie, guidate da ladroni senza scrupolo che spogliano degli oggetti preziosi i nemici morti nei modi più brutali, mozzando direttamente le dita o le mani per recuperare anelli o bracciali, ma non è raro che anche i feriti vengano ammazzati per poterli derubare più agevolmente. Tutto quello che non è stato già arraffato viene radunato in un unico luogo e diviso equamente, tenendo conto naturalmente della diversa importanza di coloro che hanno combattuto. La guerra risulta essere perciò una modalità regolare di attività economica, rilevante tanto per i danni che procura quanto per i profitti che si possono ottenere.
Dal XIV secolo, la fase di decadenza in cui entra la cavalleria è però anche il risultato dei cambiamenti nelle tecniche militari. Il sempre maggior diffondersi di nuove armi come la balestra e l'arco inglese a lunga gittata rendono meno efficace il guerriero a cavallo, costretto a proteggersi con armature via via più pesanti, che lo rendono quindi un avversario facile da battere. La cavalleria comincia inoltre ad essere sempre più una casta chiusa, a cui si accede per via ereditaria, e si trasforma in una nuova nobiltà più interessata alle ricchezze e alla cura dei propri possedimenti che all'attività guerriera e all'applicazione di un codice etico. Della cavalleria resta soprattutto l'apparato simbolico e araldico. Gli stessi tornei diventano occasioni di parata e spettacolo, più che reali sfide o dimostrazioni di abilità. I cavalieri vi partecipano ancora, pur consapevoli di prendere parte a competizioni che hanno ormai perduto il loro valore originario. Altri cavalieri invece si trasformano in predoni, oppure diventano mercenari al soldo di compagnie di ventura. Alla fine del XV secolo, di pari passo con le trasformazioni dell'assetto politico e territoriale, anche la cultura cortese si esaurisce. L'Occidente entra in una nuova fase storica. Il cavaliere medievale e la dama del castello potranno da allora trovare posto solo nei racconti e nelle leggende che ancora ai nostri giorni si tramandano. Con le donne di facili costumi che accorrevano laddove c'erano cavalieri o comunque manifestazioni di questo tipo, era un affare. Ma certamente noi dobbiamo con sincero pentimento considerare non solo i peccati dei suoi abitanti, ma anche i nostri e quelli di tutto il popolo cristiano. Poiché da ogni parte, fra principi e cavalieri, fra città e città, udiamo discordi e scandali tanto da farci piangere e dire: non c'è verità, non c'è conoscenza di Dio sulla terra. Dilagano la ferocia, l'omicidio e la violenza, e il sangue si sparge sul sangue. La vita di corte per un cavaliere medievale si compone di tante attività diverse che danno concretezza al patto di fiducia stipulato col signore. Spesso accade anche che il giovane cavaliere si innamori della dama del castello, corteggiamenti molto elaborati e talvolta rischiosi che i poeti dell'epoca cominciano a mettere in versi, codificando in racconti e simboli un nuovo ideale amoroso. È in questo contesto che si viene a sviluppare quel dissidio spesso lacerante che trova luogo nella condotta del cavaliere a corte, ancorato alla fedeltà che continua a esercitare nei confronti del signore, ma allo stesso tempo impegnato nel gioco amoroso con la sua donna. Una contraddizione che però viene superata dal particolare significato che viene assegnato a questo ideale amoroso, dove alla soddisfazione carnale che caratterizza il rapporto matrimoniale viene privilegiato il legame spirituale e una tensione che rimanda il soddisfacimento del desiderio, assegnando quindi all'amore un valore che non ha più a che fare con i vincoli della morale corrente. L'amore è creato e colto dai sensi. Assume un nome preciso. È disposizione naturale dell'anima e desiderio del cuore. Esso muove dalla visione di una figura
che si percepisce nell'intelletto possibile, così come nel soggetto pronto ad accoglierla, ed in esso assume stabile dimora. Fa cattivo uso del discernimento chi si lega alla passione. L'essenza dell'amore si ha quando il desiderio è tanto intenso che supera i limiti naturali e ancora non si accompagna. E allo sbando, in paladini che combattono per la fede e la giustizia. Una delle straordinarie metamorfosi che subiscono le idee sulla violenza nel corso dell'età medievale e che continuamente si ripropone nel corso della storia. Ecco, l'uso della violenza e i fini per cui si combatte, si può uccidere a fin di bene, e la crociata è tutta impostata su questo modo di concepire l'uso della violenza, ma contro gli infedeli. I sacramenti e l'ascetismo del cristianesimo sono così il nuovo abito nel quale i valori militari trovano un più compiuto modo di esprimersi. Nasce su questi presupposti il cavaliere, un ideale che presto si diffonde in tutta Europa. La Chiesa, con tutti i suoi fedeli, forma un solo corpo. Ma la società è divisa in tre ordini. Infatti la legge degli uomini distingue due condizioni: il nobile e il servo. I nobili sono guerrieri, protettori della Chiesa. Difendono con le loro armi tutto il popolo, grandi e piccoli, e ugualmente proteggono se stessi. L'altra classe è quella dei servi. Dunque la città di Dio, che si crede essere una sola, è in effetti triplice. Alcuni pregano, altri combattono ed altri lavorano. Questi tre ordini vivono insieme e non possono essere separati. Il servizio di uno solo permette l'attività degli altri due e ognuno, di volta in volta, offre il sostegno a tutti. Il cavaliere è uomo di guerra, ma il suo cuore è per la dama di cui vuole conquistare l'amore. Dall'undicesimo secolo si diffonde tra le corti della Francia meridionale il movimento trobadorico in lingua doc, da cui si origina quell'ideale dell'amor cortese che si diffonde presto anche in altre parti d'Europa, come in Italia, dove trova eco nella poesia stilnovistica di Dante e della scuola fiorentina. È centrale un rapporto che è un rapporto amoroso fra il cavaliere e la dama, un rapporto amoroso che si sviluppa fuori dai canoni del matrimonio, che si sviluppa anche fuori dai canoni della realtà concreta. Non è affatto detto che questo rapporto si traduca in... Sì, un merito. Ecco, questa è una delle straordinarie metamorfosi che subiscono le idee sulla violenza nel corso dell'età medievale e che continuamente si ripropone nel corso della storia. Ecco, l'uso della violenza e i fini per cui si combatte. Ma quando il guerriero e il monaco si cingono con vigore ognuno della sua spada e nobilmente vengono insigniti della loro dignità, chi non potrebbe ritenere un fatto del genere veramente degno di ogni ammirazione? Ecco un combattente veramente intrepido e protetto da ogni lato, che come riveste il corpo di ferro, così riveste l'anima con l'armatura della fede. Nessuna meraviglia se, possedendo entrambe le armi, non teme né il demonio né l'uomo, non teme la morte, anzi, la desidera. Sii degno di ammirazione da parte di Dio, di Dio. Sii forte nella tua fede nel Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
L'orizzonte della cavalleria mondana è molto concreto. La ricerca di avventure muove gruppi di giovani addobbati di fresco. Dopo essere diventati veri cavalieri, sono autorizzati a portare la spada e ad andarsene in giro con altri compagni a caccia di ricchezze e ingaggi. La maggior parte dei cavalieri sono costretti a mettersi al servizio di un signore, di cui diventano devoti vassalli. L'accordo incontra da un lato le esigenze di protezione del signore, che ha bisogno di combattenti per gestire il proprio territorio, e dall'altro le esigenze di sostentamento del cavaliere, che ha necessità di un capo che gli dia non solo da mangiare, ma anche la possibilità di esercitare il ruolo per cui ha svolto un lungo e faticoso apprendistato. È la guerra, però, l'attività che deve essere sempre pronto a esercitare. Il cavaliere è colui che incita i compagni in battaglia, li sprona alla vittoria, al sacrificio estremo, in nome di un ideale a volte lontano. L'uomo diviene una macchina di guerra, procede all'assalto spargendo sangue e morte attorno a sé, gioendo della sconfitta del nemico. E in tutte le sue incombenze, e in cambio impara a poco il mestiere delle armi con le quali si allena costantemente. Il percorso di apprendimento si conclude con il rituale dell'addobbamento, che si formalizza con differenti sfumature a partire dall'undicesimo secolo, un rito di iniziazione che lo fa entrare nella cerchia degli uomini considerati degni di portare le armi. Alla mattina, dopo la messa, è davanti all'altare con una tunica preziosa ed elegante. Dopo la benedizione della spada da parte del sacerdote, si dirige verso il padrino inginocchiandosi ai suoi piedi. Facendosi cingere da lui la spada e venendo addobbato da altri cavalieri, riceve quindi la collata, uno schiaffo sulla nuca o sulla guancia con il palmo della mano o con la spada. Un gesto simbolico che si può interpretare in vari modi. L'ultima offesa che il neocavaliere deve lasciare invendicata, un simbolo che indica la trasmissione della forza guerriera dal vecchio al giovane, un gesto che serve a rafforzare in lui il ricordo del momento solenne. La sera precedente la cerimonia, digiunai, mi confessai e passai la notte in orazione. Vieni, prendi la spada, inginocchiati. Che la spada sia benedetta. E in piedi. L'indomani cominciò la celebrazione del sacrificio eucaristico. Ero in ginocchio davanti al padrino. Ed egli mi interrogava in merito agli obblighi che la condizione di cavaliere mi imponeva. Poi feci il giuramento di obbedienza e quindi mi consegnarono pezzo per pezzo l'armatura, lasciando per ultima la spada. Queste le tue calzate per compiere lunghi viaggi portando il nome del tuo signore. Ricevi questi speroni, simbolo di milizia. Da questo momento in poi tu sarai un cavaliere. E che collega gli esseri umani o tutti gli animali, se vogliamo, perché tutti i mammiferi hanno questa caratteristica, ai cicli del vivere della natura, del pulsare dell'universo. Oltre al legame fondamentale che le donne hanno con il venire al mondo, nel Medioevo a loro è affidato anche il compito di seguire da vicino tutto ciò che ha a che fare con la sfera della morte. Le commemorazioni dei defunti che si svolgono all'interno degli spazi domestici,
la guida dei cortei funebri e la rappresentazione esplicita del lutto collettivo, la cura del corpo del defunto che viene lavato e vestito per il funerale, tutti compiti che rientrano all'interno delle specifiche funzioni delle donne e che vengono svolti collaborando con le autorità religiose. La guerra, invece, è l'attività per eccellenza del cavaliere, attesa come momento in cui poter mostrare il proprio coraggio e valore, ma anche come massima occasione per potersi arricchire, grazie ai bottini, alla magnanimità del capo, alle scorribande impunite. È l'evento che rinsalda il legame col proprio signore, che riattiva i vincoli con i compagni d'arme, che dà prestigio e fama a chi vi partecipa. Nella guerra viene lasciato da parte il codice etico a cui il cavaliere adegua la propria condotta in tempo di pace. Tra i compagni morti e l'odore del sangue, nella furia degli attacchi e nel fragore degli scontri con le armi, è questo il momento in cui il cavaliere mette a frutto la propria essenza di guerriero. Soprattutto in origine, i tornei sono delle vere e proprie battaglie di guerra. La scelta oculata del terreno dello scontro più adatto, i campi avversi nei quali stanno i due schieramenti, l'uso di armi vere, l'obiettivo di sopraffare il cavaliere avversario rubandogli armamenti e cavalli e chiedergli così un riscatto. Audaci e di maggiori forze parevano formate apposta dalla natura pel mestiere dell'arme, pel quale tanto meglio si poteva riuscire quanto maggiore era la robustezza e la forza muscolare. La loro virtù nasceva più assai dal vigor del braccio e in gran parte dal saper governare in modo il cavallo che, impennandosi, facesse a tempo una volata, ricadendo sulle zampe davanti. Il momento della ricaduta era scelto dal cavaliere per calare il colpo col quale si cercava per solito di ferire sull'elmo il nemico, e quando ciò veniva fatto a tempo era tale la percossa che difficilmente vi si reggeva. I tornei si presentano insomma come preziose occasioni di allenamento e di preparazione alla guerra vera. Si disputano con lealtà e correttezza da parte dei cavalieri, ma i morti e i feriti ci sono davvero. Il torneo è un gioco dove ci sono in palio dei premi molto ambiti e spesso anche molto costosi, ed è anche un modo di selezionare praticamente le élite che poi staranno intorno al sovrano. Tanto è vero che il torneo molto spesso diventa anche occasione per eliminare qualche persona poco comoda per il sovrano. A volte durante il torneo ci si ammazzava casualmente, c'è da domandarsi fino a che punto queste uccisioni erano sempre casuali. Anche un re, Enrico II di Francia, il marito di Caterina de' Medici, è morto
in uno scontro simulato durante un torneo e ci si domanda ancora se veramente è stato un incidente o se alla base di tutto questo ci fosse una congiura. Le dame sono spesso presenti ai combattimenti e di solito una di loro consegna il premio al vincitore. La tensione erotica nel torneo raggiunge livelli elevati. Il corteggiamento del cavaliere, quando non può essere esplicito, si articola in gesti simbolici. In cui si facevano i tornei erano come delle fiere, con tutti quelli che vendevano le cose occorrenti, con le donne di facili costumi che accorrevano laddove c'erano cavalieri o comunque manifestazioni di questo tipo. Era un affare. Ma certamente noi dobbiamo con sincero pentimento considerare non solo i peccati dei suoi abitanti, ma anche i nostri e quelli di tutto il popolo cristiano, poiché da ogni parte, fra principi e cavalieri, fra città e città, udiamo discordi e scandali tanto da farci piangere e dire: non c'è verità, non c'è conoscenza di Dio sulla terra. Dilagano la ferocia, l'omicidio e la violenza, e il sangue si sparge sul sangue. La vita di corte per un cavaliere medievale si compone di tante attività diverse che danno concretezza al patto di fiducia stipulato col signore. Spesso accade anche che il giovane cavaliere si innamori della dama del castello. Corteggiamenti molto elaborati e talvolta rischiosi che i poeti dell'epoca cominciano a mettere in versi, codificando in racconti e simboli un nuovo ideale amoroso. È in questo contesto che si viene a sviluppare quel dissidio, spesso lacerante, che trova luogo nella condotta del cavaliere a corte, ancorato alla fedeltà che continua a esercitare nei confronti del signore, ma allo stesso tempo impegnato nel gioco amoroso con la sua donna. Una contraddizione che però viene superata dal particolare significato che viene assegnato a questo ideale amoroso, dove alla soddisfazione carnale che caratterizza il rapporto matrimoniale viene privilegiato il legame spirituale e una tensione che rimanda il soddisfacimento del desiderio, assegnando quindi all'amore un valore che non ha più a che fare con i vincoli della morale corrente. L'amore è creato e colto dai sensi. Assume un nome preciso. È disposizione naturale dell'anima e desiderio del cuore. Esso muove dalla visione di una figura che si percepisce nell'intelletto possibile, così come nel soggetto pronto ad accoglierla, ed in esso assume stabile dimora. Fa cattivo uso del discernimento chi si lega alla passione. L'essenza dell'amore sia quando il desiderio è tanto più agevolmente. Tutto quello che non è stato già arraffato viene radunato in un unico luogo e diviso equamente, tenendo conto naturalmente della diversa importanza di coloro che hanno combattuto. La guerra risulta essere perciò una modalità regolare di attività economica, rilevante tanto per i danni che procura quanto per i profitti che si possono ottenere. Dal XIV secolo, la fase di decadenza in cui entra la cavalleria è però anche il risultato dei cambiamenti nelle tecniche militari. Il sempre maggior diffondersi di nuove armi come la balestra e l'arco inglese a lunga gittata rendono meno efficace il guerriero a cavallo, costretto a proteggersi con armature via via più pesanti che lo rendono quindi un avversario facile da battere. La cavalleria comincia inoltre ad essere sempre più una casta chiusa, a cui si accede per via ereditaria, e si trasforma in una nuova nobiltà più interessata alle ricchezze e alla cura dei propri possedimenti che all'attività guerriera e all'applicazione di un codice etico. Della cavalleria resta soprattutto l'apparato simbolico e araldico.
Gli stessi tornei diventano occasioni di parata e spettacolo, più che reali sfide o dimostrazioni di abilità. I cavalieri vi partecipano ancora, pur consapevoli di prendere parte a competizioni che hanno ormai perduto il loro valore originario. Altri cavalieri invece si trasformano in predoni, oppure diventano mercenari al soldo di compagnie di ventura. Alla fine del XV secolo, di pari passo con le trasformazioni dell'assetto politico e territoriale, anche la cultura cortese si esaurisce. L'Occidente entra in una nuova fase storica. Il cavaliere medievale e la dama del castello potranno da allora trovare posto solo nei racconti e nelle leggende che ancora ai nostri giorni si tramandano. Animali, se vogliamo, perché tutti i mammiferi hanno questa caratteristica, ai cicli del vivere della natura, del pulsare dell'universo. Oltre al legame fondamentale che le donne hanno con il venire al mondo, nel Medioevo a loro è affidato anche il compito di seguire da vicino tutto ciò che ha a che fare con la sfera della morte. Le commemorazioni dei defunti che si svolgono all'interno degli spazi domestici, la guida dei cortei funebri e la rappresentazione esplicita del lutto collettivo, la cura del corpo del defunto che viene lavato e vestito per il funerale, tutti compiti che rientrano all'interno delle specifiche funzioni delle donne e che vengono svolti collaborando con le autorità religiose. La guerra, invece, è l'attività per eccellenza del cavaliere, attesa come momento in cui poter mostrare il proprio coraggio e valore, ma anche come massima occasione per potersi arricchire, grazie ai bottini, alla magnanimità del capo, alle scorribande impunite. È l'evento che rinsalda il legame col proprio signore, che riattiva i vincoli con i compagni d'arme, che dà prestigio e fama a chi vi partecipa. Nella guerra viene lasciato da parte il codice etico a cui il cavaliere adegua la propria condotta in tempo di pace. Tra i compagni morti e l'odore del sangue, nella furia degli attacchi e nel fragore degli scontri con le armi, è questo il momento in cui il cavaliere mette a frutto la propria essenza di guerriero. Corrente. L'amore è creato e colto dai sensi. Assume un nome preciso. È disposizione naturale dell'anima e desiderio del cuore. Esso muove dalla visione di una figura che si percepisce nell'intelletto possibile, così come nel soggetto pronto ad accoglierla, ed in esso assume stabile dimora.
fa cattivo uso del discernimento, chi si lega alla passione. L'essenza dell'amore si ha quando il desiderio è tanto intenso che supera i limiti naturali e ancora non si accompagna mai al riposo. Sono i trovatori, accompagnati dalla musica di strumenti come il liuto di origine araba, a cantare l'amor cortese nelle loro liriche, un ideale inteso come perfezionamento dell'insieme delle virtù cavalleresche. Se l'amore è pensato come superiore principio di affinamento, è per onorarlo che si compiono azioni buone e valorose, laddove invece quelle negative sarebbero per l'amata un tradimento. Il cavaliere deve perciò sempre dimostrarsi degno dell'amore della donna, conducendo una vita nobile e generosa e avviandosi a grandi imprese con il coraggio che gli viene dal vivere questo sentimento così elevato. L'amore purifica dalla passione, diventa un fine a sé stante, un sentimento puro che non esige nulla in cambio e che eleva l'amante avvicinandolo progressivamente alla figura femminile. Ogni richiesta della donna è adempiuta. Si elaborano lunghi tirocini a corte e prove di tipo iniziatico, mentre le ricompense consistono in piccoli riconoscimenti, come un bacio o un semplice sguardo. Donna sentita come un ideale altissimo, la donna sentita come sede di ogni perfezione, il che naturalmente poteva dare. Spose e vergini ti desideravano con ardore se eri assente, e se invece eri presente, arrossivano. Il percorso di formazione per diventare cavaliere è lungo e comincia in tenera età. Il bambino di famiglia nobile e ricca, destinato alla carriera militare, viene di solito affidato a un altro signore sotto la cui protezione svolge un lungo periodo di apprendimento. Il ragazzo è all'inizio un donzello e viene utilizzato per le piccole incombenze della casa. In questa fase viene anche a contatto con tutto quello che ha a che fare con il mondo cavalleresco. Dagli stallieri impara il lavoro di scuderia, inizia a cavalcare, cura la manutenzione di armi e armature. Non sempre riceve un'adeguata istruzione, spesso limitata a qualche nozione generale e a un po' di latino impartitagli da un chierico. Solo in seguito diventa scudiero e accompagna un vero cavaliere nei tornei e nelle varie imprese che questo intraprende. In questo modo può conoscere da vicino la vita che lo aspetta, aiuta il cavaliere in tutte le sue incombenze e in cambio impara, a poco, il mestiere delle armi, con le quali si allena costantemente. Il percorso di apprendimento si conclude con il rituale dell'addobbamento, che si formalizza con differenti sfumature a partire dall'undicesimo secolo, un rito di iniziazione che lo fa entrare nella cerchia degli uomini considerati degni di portare le armi. Alla mattina, dopo la messa, è davanti all'altare con una tunica preziosa ed elegante. Dopo la benedizione della spada da parte del sacerdote, si dirige verso il padrino, inginocchiandosi ai suoi piedi.
facendosi cingere da lui la spada e venendo addobbato da altri cavalieri, riceve quindi la collata, uno schiaffo sulla nuca o sulla guancia con il palmo della mano o con la spada. Un gesto simbolico che si può interpretare in vari modi. L'ultima offesa che il neocavaliere deve lasciare invendicata, un simbolo che indica la trasmissione della forza guerriera dal vecchio al giovane, un gesto che serve a rafforzare in lui il ricordo del momento solenne. Rigidamente. Le donne acquisiscono un ruolo solamente in rapporto a un uomo, mentre l'uomo ha il pieno controllo della sfera pubblica, simboleggiato dall'uso esclusivo delle armi. La considerazione che l'uomo del Medioevo ha delle donne oscilla tra due poli, l'esigenza di proteggerla e il desiderio sessuale che scatenano. I capelli sciolti e in mostra, ad esempio, hanno per gli uomini del Medioevo un particolare potere di fascinazione. Sono una sorta di emblema della femminilità che li attira e che gli uomini stessi sentono il bisogno di controllare. Ecco perché la capigliatura femminile, specialmente per le donne sposate, deve essere nascosta sotto il soggolo. La donna nel Medioevo e per la Chiesa in maniera particolare è ovviamente una sentina di vizi. È la negatività, perché è colei che induce in peccato, in tentazione l'uomo. Tra le ragioni che creano questo stereotipo c'è anche ovviamente l'immagine esterna della donna stessa, come si veste, quanto si abbiglia, quante cose si mette addosso e soprattutto come porta i capelli. I capelli sono il primo elemento della seduzione. I capelli sono quelli che vengono immediatamente notati, sono quelli che possono portare l'uomo al peccato di concupiscenza. Il matrimonio a regolare il caos sessuale, ma in particolare nelle fasce alte della società si instaura anche un articolato sistema di concubine, amanti e compagne occasionali, con le quali si generano figli illegittimi, da cui spesso si originano complessi problemi di successione. La donna trova il suo spazio specifico nella casa, dentro la quale viene circoscritto tutto il suo potere. Le poche uscite si limitano a percorsi ben controllati. Se la preoccupazione principale è quella di neutralizzare l'instabilità della natura femminile, gli educatori consigliano l'attività di ago e fuoco. Maggiore era la robustezza e la forza muscolare. La loro virtù nasceva più assai dal vigor del braccio e in gran parte dal saper governare in modo il cavallo che, impennandosi, facesse a tempo una volata, ricadendo sulle zampe davanti. Il momento della ricaduta era scelto dal cavaliere per calare il colpo col quale si cercava per solito di ferire sull'elmo il nemico, e quando ciò veniva fatto a tempo era tale la percossa che difficilmente vi si reggeva. I tornei si presentano insomma come preziose occasioni di allenamento e di preparazione alla guerra vera. Si disputano con lealtà e correttezza da parte dei cavalieri, ma i morti e i feriti ci sono davvero. Il torneo è un gioco dove ci sono in palio dei premi molto ambiti e spesso anche molto costosi, ed è anche un modo di selezionare praticamente le élite che poi staranno intorno al sovrano. Tanto è vero che il torneo molto spesso diventa anche occasione per eliminare qualche persona poco comoda per il sovrano,
volte durante il torneo ci si ammazzava casualmente, c'è da domandarsi fino a che punto queste uccisioni erano sempre casuali. Anche un re, Enrico II di Francia, il marito di Caterina de' Medici, è morto in uno scontro simulato durante un torneo e ci si domanda ancora se veramente è stato un incidente o se alla base di tutto questo ci fosse una congiura. Le dame sono spesso presenti ai combattimenti e di solito una di loro consegna il premio al vincitore. La tensione erotica nel torneo raggiunge livelli elevati. Il corteggiamento del cavaliere, quando non può essere esplicito, si articola in gesti simbolici e messaggi nascosti che la dama può intendere. E allo stesso modo, lei offre la propria sciarpa o un'altra stoffa del suo vestito all'innamorato, che lo porta legato alla lancia per tutta la gara. La donna è un premio simbolico. La donna è colei per la quale bisogna fare bella mostra di sé, fare mostra del valore, e la donna si concede come? Non necessariamente in maniera fisica, in maniera sessuale, ma si concede in maniera simbolica, concedendo una parte di un vestito, una manica, per esempio una sciarpa, un velo che il cavaliere lega alla lancia come pegno di amore, come pegno di valore, al quale può tranquillamente non seguire un incontro fisico. Me e Terra Santa rappresentano un momento decisivo nel quale sperimentare la consistenza e la saldezza della recente appartenenza religiosa. Un nuovo genere di milizia, dico, mai conosciuta prima di ora. Essa combatte senza tregua e nello stesso tempo una duplice battaglia, sia contro i nemici in carne e sangue, sia contro le potenze spirituali del male nelle regioni dello spirito. Ed è dall'esperienza in Terra Santa che nascono gli ordini monastico-militari con lo scopo di presidiare le conquiste territoriali e facilitare i pellegrinaggi che provengono dall'Europa. L'ordine degli ospedalieri di San Giovanni, che poi diventeranno i cavalieri di Malta, i cavalieri del Santo Sepolcro, i cavalieri del Tempio o Templari. In loro si sviluppa una componente mistica e ascetica che viene fusa con la vita guerriera. Ai voti di castità, obbedienza e povertà della tradizione monastica aggiungono anche il voto del combattimento, in una sorta di fusione del ruolo del bellatores con quella dell'oratores. Ordini religiosi, costituiti quindi da sacerdoti che pregano e da fratelli laici che lavorano e che producono, ma all'interno dei quali c'è anche un nucleo di combattenti. E all'interno di questi combattenti alcuni possono essere cavalieri. Naturalmente l'elemento cavalleresco è salito in primo piano e noi abbiamo visto un po' quasi esclusivamente i cavalieri, ma i cavalieri negli ordini religioso-militari erano una minoranza elitaria, rigorosamente laica. Il templare uccide anche se è un monaco, ma il suo operare è giustificato perché deve difendere la cristianità dai pagani e in questo modo può vivere il combattimento stesso come forma di esperienza ascetica. L'impugnare le armi in difesa della cristianità e contro gli infedeli non era peccato, ma era anzi un merito. Ecco, questa è una delle straordinarie metamorfosi che subiscono le idee sulla violenza nel corso dell'età medievale e che continuamente si ripropone nel corso della storia. Ecco, l'uso della violenza e i fini per cui si combatte. Ma quando il guerriero e il monaco si cingono con vigore ognuno della sua spada e nobilmente vengono insigniti della loro dignità, chi non potrebbe ritenere un fatto del genere veramente degno di ogni ammirazione? Ecco un combattente veramente intrepido e protetto da ogni lato, che come riveste il corpo di ferro, così riveste l'anima con l'armatura della fede. Nessuna meraviglia se possedendo entrambe le armi non teme né il demonio né l'uomo, non teme la morte, anzi,
la desidera. Sii degno di ammirazione da parte degli uomini, di Dio. Sii forte nella tua fede nel Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'orizzonte della cavalleria mondana è molto concreto. La ricerca di avventure muove gruppi di giovani addobbati di fresco. Dopo essere diventati veri cavalieri, sono autorizzati a portare la spada e ad andarsene in giro con altri compagni a caccia di ricchezze e ingaggi. La maggior parte dei cavalieri sono costretti a mettersi al servizio di un signore, di cui diventano devoti vassalli. L'accordo incontra da un lato le esigenze di protezione del signore, che ha bisogno di combattenti per gestire il proprio territorio, e dall'altro le esigenze di sostentamento del cavaliere, che ha necessità di un capo che gli dia non solo da mangiare, ma anche la possibilità di esercitare il ruolo per cui ha svolto un lungo e faticoso apprendistato. È la guerra, però, l'attività che deve essere sempre pronto a esercitare. Il cavaliere è colui che incita i compagni in battaglia, li sprona alla vittoria, al sacrificio estremo in nome di un ideale a volte lontano. L'uomo diviene una macchina di guerra, procede all'assalto spargendo sangue e morte attorno a sé, gioendo della sconfitta del nemico. Contese, sfide e duelli sono all'ordine del giorno nel Medioevo. Le contese amorose sono spesso motivo di duelli mortali, in cui il vincitore riceve in premio la donna amata. Un amore folle che porta i due pretendenti a donare la loro stessa vita, un avvenimento il cui ricordo rimane vivo nei secoli a venire, mescolando realtà storica a leggenda. Nel 200 avviene un episodio che sembra uscito da un romanzo rosa dei nostri giorni e che invece è rigorosamente vero, ed è l'amore tra Cunizza da Romano e Sordello da Goito. Cunizza è della famiglia degli Ezzelini, viene data in sposa al conte di San Bonifacio, un grande aristocratico di Verona, per ragioni di famiglia, soprattutto per ragioni di riavvicinamento tra le famiglie. Quando poi i contrasti fra le famiglie esplodono di nuovo, la famiglia di partenza di Cunizza incarica Sordello da Goito di riprendere la donna e riportarsela a casa, cosa che succede con una storia che mette a repentaglio la vita di Sordello, che rischia davvero di morire per questa vicenda e che ha poi un parziale epilogo con l'amore ricambiato tra il poeta, tra il trovatore Sordello e questa donna. Se volete sapere come va a finire in un modo ancora più tumultuoso, perché poi questo amore finisce, Cunizza continua con una serie di amori uno dopo l'altro, tanto che le si attribuisce la frase «se uno richiede amore con gentilezza sarebbe da villano negarlo», e finisce. Del X secolo, l'eroismo, il coraggio, la fedeltà al capo e la fratellanza coi compagni d'arme, tipici del mondo guerriero germanico, sono messi in contatto dalla Chiesa con la propria dottrina, con lo scopo di veicolarli nella pacificazione di una società ad alto tasso di anarchia e di violenza.
una scelta strategica della Chiesa che trasforma uomini violenti e allo sbando in paladini che combattono per la fede e la giustizia. Una delle straordinarie metamorfosi che subiscono le idee sulla violenza nel corso dell'età medievale e che continuamente si ripropone nel corso della storia. Ecco, l'uso della violenza e i fini per cui si combatte, si può uccidere a fin di bene, e la crociata è tutta impostata su questo modo di concepire l'uso della violenza, ma contro gli infedeli. I sacramenti e l'ascetismo del cristianesimo sono così il nuovo abito nel quale i valori militari trovano un più compiuto modo di esprimersi. Nasce su questi presupposti il cavaliere, un ideale che presto si diffonde in tutta Europa. La Chiesa, con tutti i suoi fedeli, forma un solo corpo. Ma la società è divisa in tre ordini. Infatti la legge degli uomini distingue due condizioni, il nobile e il servo. I nobili sono guerrieri, protettori della Chiesa. Difendono con le loro armi tutto il popolo, grandi e piccoli, e ugualmente proteggono se stessi. L'altra classe è quella dei servi. Dunque la città di Dio, che si crede essere una sola, è in effetti triplice. Alcuni pregano, altri combattono ed altri lavorano. Questi tre ordini vivono insieme e non possono essere separati. Il servizio di uno solo permette l'attività degli altri due e ognuno, di volta in volta, offre il sostegno a tutti. Il cavaliere è uomo di guerra, ma il suo cuore è per la dama di cui vuole conquistare l'amore. Dall'undicesimo secolo si diffonde tra le corti della Francia meridionale il movimento trobadorico in lingua doc, da cui si origina quell'ideale dell'amor cortese che si diffonde presto anche in altre parti d'Europa, come in Italia, dove trova eco nella poesia stilnovistica di Dante e della scuola fiorentina. È centrale un rapporto che è un rapporto amoroso fra il cavaliere e la dama, rapporto amoroso che si sviluppa fuori dai canoni del matrimonio, che si sviluppa anche fuori dai canoni della realtà concreta. Non è affatto detto che questo rapporto si traduca in valori concreti, un rapporto sentimentale, un rapporto sessuale o cose del genere. Certo, siamo andati avanti però a una grande letteratura che ha l'amore come oggetto. In esso la donna è nobilitata e perfino venerata, trovando una sorta di compensazione idealizzata in confronto al costume dominante. È nel rispetto dei codici dell'amor cortese che il cavaliere rende i suoi omaggi alla dama ed è per lei che compie le imprese più ardite e valorose. Tra i re o i filosofi, nessuno poté uguagliare la tua fama. Intere regioni, città e paesi ardevano dal desiderio di vederti. Chi, ti chiedo, quando camminavi tra la gente, non correva subito a guardarti? E quando invece te ne andavi, chi non cercava di seguirti con lo sguardo, tendendo il collo e girando gli occhi? Spose e vergini ti desideravano con ardore se eri assente, e se invece eri presente, arrossivano. Il percorso di formazione per diventare cavaliere è lungo e comincia in tenera età.
Il bambino di famiglia nobile e ricca, destinato alla carriera militare, viene di solito affidato a un altro signore sotto la cui protezione svolge un lungo periodo di apprendimento. Il ragazzo è all'inizio un donzello e viene utilizzato per le piccole incombenze della casa. In questa fase viene anche a contatto con tutto quello che ha a che fare con il mondo cavalleresco. Dagli stallieri impara il lavoro di scuderia, inizia a cavalcare, cura la manutenzione di armi e armature. Non sempre riceve un'adeguata istruzione, spesso limitata a qualche nozione generale e a un po' di latino impartitagli da un chierico. Solo in seguito diventa scudiero e accompagna un vero cavaliere nei tornei e nelle varie imprese che questo intraprende. In questo modo può conoscere da vicino la vita che lo aspetta, aiuta il cavaliere in tutte le sue incombenze e in cambio impara, a poco, il mestiere delle armi con le quali si allena costantemente. Il percorso di apprendimento si conclude con il rituale dell'addobbamento, che si formalizza con differenti sfumature a partire dall'undicesimo secolo, un rito di iniziazione che lo fa entrare nella cerchia degli uomini considerati degni di portare le armi. Alla mattina, dopo la messa, è davanti all'altare con una tunica preziosa ed elegante. Dopo la benedizione della spada da parte del sacerdote, si dirige verso il padrino inginocchiandosi ai suoi piedi. Facendosi cingere da lui la spada e venendo addobbato da altri cavalieri, riceve quindi la collata, uno schiaffo sulla nuca o sulla guancia con il palmo della mano o con la spada. Un gesto simbolico che si può interpretare in vari modi. L'ultima offesa che il neocavaliere deve lasciare invendicata, un simbolo che indica la trasmissione della forza guerriera dal vecchio al giovane, un gesto che serve a rafforzare in lui il ricordo del momento solenne. La sera precedente la cerimonia, digiunai. Benvenuti. Nella puntata di oggi parliamo di cavalleria e di amor cortese, che sono due realtà molto importanti nella civiltà medievale, anche se noi oggi a volte rischiamo di fraintenderle, di non capir bene cosa hanno significato davvero. E questo perché noi abbiamo un po' perso, quando si tratta di Medioevo, la capacità di distinguere fra le cose che esistevano davvero, che facevano parte della vita vissuta, e le cose che esistevano soltanto nei libri, come immaginario degli scrittori, dei poeti. Ma allora che cos'era la cavalleria, se non era quell'ideale che raccontano i romanzi? È presto detto, la cavalleria è un'altra cosa, è il fatto che nel Medioevo tutti quelli che comandavano, il re, i principi, i funzionari, i loro uomini, erano tutti gente di guerra, erano tutti militari, gente che andava in giro a cavallo, armata, e che sapeva far la guerra e sapeva farla bene. Tutti, no, non tutti quelli che comandavano, il papa, i vescovi, i monaci, loro la guerra non la facevano di solito, o comunque non avrebbero dovuto farla, ma fra i laici chiunque comandasse era un uomo di guerra. Questo era la cavalleria, la solidarietà fra tutte le persone che contavano, tutti quelli che avevano l'abitudine al comando e possedevano ricchezza e che sapevano combattere, e si consideravano tutti compagni, tutti camerati. E i veri valori della cavalleria non erano la difesa dei poveri o l'amore per la dama, i veri valori erano appunto il cameratismo fra compagni d'arme, la fedeltà al signore e poi ancora l'ammirazione per quelli che sanno combattere bene, per quelli che sono forti, che sono coraggiosi. C'è un cronista italiano del 300, bellissimo, si chiama l'Anonimo Romano, che scrive nel dialetto romano dell'epoca e che a un certo punto racconta uno scontro nelle piazze di Roma fra i Colonna e i loro nemici.
ci sono i cavalieri della famiglia Colonna che vanno avanti e i loro nemici che si scontrano con loro. Chi le dà e chi le prende, dice il cronista. E poi dice, là si vedrà chi è figlio di buona mamma. Ecco, questa è la cavalleria, l'orgoglio di far vedere che si è più forti, più coraggiosi degli altri. Questi cavalieri così violenti, la Chiesa cerca di domarli, inventa per loro l'immagine del cavaliere che appunto mette la sua spada al servizio dei poveri. Quando dice poveri, la Chiesa medievale in genere pensa innanzitutto a se stessa. Però non funziona molto. L'unico ambito in cui la persuasione della Chiesa funziona abbastanza è con la crociata. Quando cioè si spiega ai cavalieri che possono continuare a fare quello che sanno fare bene, combattere, e farlo però contro i nemici di Dio e salvarsi l'anima. In quello la Chiesa ha successo. E a questi stessi cavalieri i poeti raccontano la bella favola dell'amore, dell'amore cortese, dell'amore per la donna sposata, irraggiungibile, per la moglie del Signore. È un sogno ed è un gioco, tutto molto bello, ma nella realtà non esiste. L'unica cosa che esiste nella realtà è che l'idea di essere ammirati dalle donne, ecco, quello sì, quello fa parte dei valori dei cavalieri. C'è un cavaliere francese del 200, Jean de Joinville, che partecipa alla crociata del re Luigi il Santo. Lui è siniscalco del re, un grande funzionario del re, e racconta questo episodio. Si sta combattendo contro i saraceni, i cristiani stanno perdendo, stanno scappando. Joinville e il conte di Soissons si ritrovano da soli a difendere un ponticello, dietro i cristiani in fuga. Davanti arrivano i saraceni, ma davanti a questi due cavalieri in armatura si fermano e cominciano a urlare minacce, a lanciare pietre, a gettare fango. Joinville e il conte di Soissons sono lì che non sanno bene cosa fare, anche un po' spaventati. E poi, dice Joinville, il buon conte di Soissons mi disse, siniscalco, per la cuffia di Dio. E qui Joinville si interrompe e dice, perché lui usava giurare così, per la cuffia di Dio lasciamo urlare questa canaglia, perché ne parleremo ancora fra voi e me di questa giornata nelle camere delle dame. Ecco, l'idea di far vedere alle dame che si è belli, forti, virili, coraggiosi, non sarà l'amor cortese, però quello negli ideali della cavalleria medievale c'è davvero. Buona visione. In una società violenta come quella medievale, l'uomo d'armi ha un posto preminente. I cavalieri sono sempre pronti a mostrare il proprio coraggio e la propria destrezza nell'infuriare della battaglia e si rendono protagonisti di azioni valorose per far risaltare il proprio onore. Complessa quella medievale, nella quale ciascuno svolge comunque la propria parte. Oratores, bellatores e laboratores. Quelli che pregano, quelli che combattono, quelli che lavorano. Sono queste le categorie umane e sociali riconosciute nel Medioevo attorno all'anno 1000.
in ginocchio. Difendi la tua anima, Nove, e dichiara guerra ai tempi. In tutte le epoche storiche, soldati e guerrieri hanno avuto parte importante nelle vicende della formazione, dell'espansione e del consolidamento delle civiltà. Ma nel Medioevo, l'uomo d'armi diventa anche modello e punto di riferimento etico. A partire dalla festività della Chiesa, invece di operare nella società secondo le regole del loro codice etico ispirato al cristianesimo, i cavalieri si lasciano tentare dalle lusinghe del denaro e della gloria, rischiando inutilmente la vita. Una condanna sancita in vari concili del XII secolo, dove viene anche decretato che il cavaliere morto in un torneo non può essere sepolto in terra consacrata. La Chiesa aborriva a questa violenza, ritenuta gratuita, era ritenuta soltanto fatta per il guadagno o per mettersi in mostra, quindi era una mostra mondana. La Chiesa proibisce i tornei, ma senza riuscire mai ad estirparli. Li chiama nundine, cioè fiere. Luoghi in cui si facevano i tornei erano come delle fiere, con tutti quelli che vendevano le cose occorrenti, con le donne di facili costumi che accorrevano laddove c'erano cavalieri o comunque manifestazioni di questo tipo. Era un affare. Ma certamente noi dobbiamo con sincero pentimento considerare non solo i peccati dei suoi abitanti, ma anche i nostri e quelli di tutto il popolo cristiano, poiché da ogni parte, fra principi e cavalieri, fra città e città, udiamo discordi e scandali tanto da farci piangere e dire: non c'è verità, non c'è conoscenza di Dio sulla terra. Dilagano la ferocia, l'omicidio e la violenza, e il sangue si sparge sul sangue. La vita di corte per un cavaliere medievale si compone di tante attività diverse che danno concretezza al patto di fiducia stipulato col Signore. Spesso accade anche che il giovane cavaliere si innamori della dama del castello. Corteggiamenti molto elaborati e talvolta rischiosi che i poeti dell'epoca cominciano a mettere in versi, codificando in racconti e simboli un nuovo ideale amoroso. È in questo contesto che si viene a sviluppare quel dissidio spesso lacerante che trova luogo nella condotta del cavaliere a corte, ancorato alla fedeltà che continua a esercitare nei confronti del Signore, ma allo stesso tempo impegnato nel gioco amoroso con la sua donna. Una contraddizione che però viene superata dal particolare significato che viene assegnato a questo ideale amoroso, dove alla soddisfazione carnale che caratterizza il rapporto matrimoniale viene privilegiato il legame spirituale e una tensione che rimanda il soddisfacimento del desiderio, assegnando quindi all'amore un valore che non ha più a che fare con i vincoli della morale corrente. L'amore è creato e colto dai sensi. Assume un nome preciso. È disposizione naturale dell'anima e desiderio del cuore. Esso muove dalla visione di una figura che si percepisce nell'intelletto possibile, così come nel soggetto pronto ad accoglierla, ed in esso assume stabile dimora. Fa cattivo uso del discernimento chi si lega alla passione. L'essenza dell'amore si ha quando il desiderio è tanto intenso che supera i limiti naturali e ancora non si accompagna mai al riposo. Thank you.
Sono i trovatori, accompagnati dalla musica di strumenti come il liuto di origine araba, a cantare l'amor cortese nelle loro liriche, un ideale inteso come perfezionamento dell'insieme delle virtù cavalleresche. Se l'amore è pensato come superiore principio di affinamento, è per onorarlo che si compiono azioni buone e valorose, laddove invece quelle negative sarebbero per l'amata un tradimento. Il cavaliere deve perciò sempre dimostrarsi degno dell'amore della donna, conducendo una vita nobile e generosa e avviandosi a grandi imprese con il coraggio che gli viene dal vivere questo sentimento così elevato. L'amore purifica dalla passione, diventa un fine a sé stante, un sentimento puro che non esige nulla in cambio e che eleva l'amante avvicinandolo progressivamente alla figura femminile. Ogni richiesta della donna è adempiuta. Si elaborano lunghi tirocini a corte e prove di tipo iniziatico, mentre le ricompense consistono in piccoli riconoscimenti, come un bacio o un semplice sguardo. La donna sentita come un ideale altissimo, la donna sentita come sede di ogni perfezione, il che naturalmente poteva dare adito sia a uno sbocco mistico, e certamente la letteratura cavalleresca ha un rapporto anche con la mistica cristiana, quindi la donna come immagine della Vergine Maria, sia a uno sviluppo piuttosto di carattere principalmente e propriamente erotico. A lungo ero stato colà e soggiornato in attesa per ispiare e conoscere come avrei potuto vederla, perché non potevo vivere senza di lei. Non ho mai cercato nulla in te, Dio lo sa, se non te. Desideravo semplicemente te, nulla di tuo. Non volevo il vincolo del matrimonio né alcun beneficio. Mi sforzavo di soddisfare non la mia voluttà o la mia volontà, ma le tue, come sai. E se il nome di marito sembra più santo e più importante, per me è sempre stato più dolce quello di amico o di amante. La componente religiosa della cavalleria entra in relazione dalla seconda metà dell'undicesimo secolo anche con il fenomeno dell'espansionismo del mondo cristiano ai danni di quello islamico. La reconquista della Spagna ai danni dei musulmani e le crociate in... Mi confessai e passai la notte in orazione. E tu sei il benvenuto. Tieni, prendi la spada. Inginocchiati. La spada sia benedetta. In piedi. L'indomani cominciò la celebrazione del sacrificio eucaristico. Ero in ginocchio davanti al padrino ed egli mi interrogava in merito agli obblighi che la condizione di cavaliere mi imponeva. Poi feci il giuramento di obbedienza e quindi mi consegnarono pezzo per pezzo l'armatura, lasciando per ultima la spada. Ora voltati. Queste le tue calzate per compiere lunghi viaggi portando il nome del tuo signore. Ricevi questi speroni, simbolo di milizia. Da questo momento in poi tu sarai un cavaliere in ogni momento della vita
inginocchiati. In rimembranza del giuramento fatto e ricevuto, in rimembranza del nome della tua famiglia, diamo il benvenuto a un nuovo cavaliere. Aggiungiamo la sua spada alle nostre. È in piedi. Questa è l'ultima offesa che... Dopo ciò il mio signore mi inflisse un vigoroso colpo sul collo e mi disse con voce ferma e decisa: sii valoroso. Fui acclamato a gran voce dei presenti. Finalmente ero cavaliere. Uno dei momenti più significativi della vita del cavaliere è il torneo medievale. I cavalieri vi partecipano nella speranza di ottenere ricchezze e fama, ma spesso anche per conquistare l'amore di una donna e poterla sposare. Soprattutto in origine, i tornei sono delle vere e proprie battaglie di guerra. La scelta oculata del terreno dello scontro più adatto, i campi avversi nei quali stanno i due schieramenti, l'uso di armi vere, l'obiettivo di sopraffare il cavaliere avversario rubandogli armamenti e cavalli e chiedergli così un riscatto. Audaci e di maggiori forze parevano formate apposta dalla natura per il mestiere dell'arme, per quale tanto meglio si poteva riuscire quanto maggiore era la robustezza e la forza muscolare. La loro virtù nasceva più assai dal vigor del braccio e in gran parte dal saper governare in modo il cavallo che, impennandosi, facesse a tempo una volata, ricadendo sulle zampe davanti. Il momento della ricaduta era scelto dal cavaliere per calare il colpo col quale si cercava per solito di ferire sull'elmo il nemico, e quando ciò veniva fatto a tempo era tale la percossa che difficilmente vi si reggeva. I tornei si presentano insomma come preziose occasioni di allenamento e di preparazione alla guerra vera. Si disputano con lealtà e correttezza da parte dei cavalieri, ma i morti e i feriti ci sono davvero. Il torneo è un gioco dove ci sono in palio dei premi molto ambiti e spesso anche molto costosi, ed è anche un modo di selezionare praticamente le élite che poi staranno intorno al sovrano. Tanto è vero che il torneo molto spesso diventa anche occasione per eliminare qualche persona poco comoda per il sovrano. A volte durante il torneo ci si ammazzava casualmente, c'è da domandarsi fino a che punto queste uccisioni erano sempre casuali. Anche un re, Enrico II di Francia, il marito di Caterina de' Medici, è morto in uno scontro simulato durante un torneo, e ci si domanda ancora se veramente è stato un incidente o se alla base di tutto questo ci fosse una congiura. Le dame sono spesso presenti ai combattimenti e di solito una di loro consegna il premio al vincitore. La tensione erotica nel torneo raggiunge livelli elevati. Il corteggiamento del cavaliere, quando non può essere esplicito, si articola in gesti simbolici e messaggi nascosti che la dama può intendere. E allo stesso modo, lei offre la propria sciarpa o un'altra stoffa del suo vestito all'innamorato, che lo porta legato alla lancia per tutta la gara. La donna è un premio simbolico. La donna è colei per la quale bisogna fare bella mostra di sé, fare mostra del valore, e la donna si concede come?
non necessariamente in maniera fisica, in maniera sessuale, ma si concede in maniera simbolica, concedendo una parte di un vestito, una manica, per esempio una sciarpa, un velo che il cavaliere lega alla lancia come pegno di amore, come pegno di valore, al quale può tranquillamente non seguire un incontro fisico. Mentre il torneo è un combattimento collettivo che si svolge in campo aperto, la giostra, che ne è una sua variante più specifica e che diviene presto prevalente soprattutto in Italia, è un combattimento individuale che si svolge in uno spazio chiuso, dove i due cavalieri si affrontano uno contro l'altro in maniera libera o, nel caso della giostra all'incontro, divisi da una lizza, cioè una separazione in legno o in tela che protegge i rispettivi cavalli. Non si sentiva veramente vivo, se non quando stava o nel calor d'una mischia o parlando di sterzar la spada. Provava un certo impeto nel sentir questi preliminari d'una sfida che sarebbe senza dubbio stata combattuta e contrastata con tutto l'accanimento che può ispirar l'onore. Ed alzando il capo e la voce e battendo insieme due mani che sarebbero state bene al braccio di Sansone. I tornei cavallereschi trovano a lungo lo